Papa Francesco non è eretico, ma lo sarete voi, brutti teologi. Sì, perché 60 teologi, 60 teologi, cari amici, hanno scritto una letterina per dire che Papa Francesco sarebbe un eretico. 60 teologi, capito? 60 teologi. Io la notizia ve la metto nel riassunto di questo video, ve la metto così ciascuno di voi la può liberamente commentare, capito? La può liberamente commentare. 60 teologi, sapete perché? Perché Papa Francesco avrebbe detto che i divorziati non avrebbero tutti i torti e che pure quando sono divorziati potrebbero stare dentro la Santa Ecclesia, capito? 60 teologi non sono d'accordo, hanno scritto una lettina a Papa Francesco, capito? Per dire che Papa Francesco avrebbe deviato. Ma andiamo, ma andiamo. Gli eretici sono gli altri, gli eretici. Per esempio, Papa Francesco ha detto che può darsi che l'inferno ci sia, però Papa Francesco ha detto che dentro l'inferno ci sta soltanto il diavolo, soltanto il diavolo. Questo sì che è un grande Papa, eh. E piano piano Papa Francesco libera la Chiesa Cattolica, i fedeli, li libera dal terrore dell'inferno in mezzo a fuoco per l'eternità, capito? Sarete voi eretici, sarete voi brutti 60 teologi. Eretico era pure Dante Alighieri che ha scritto la Divina Commedia, ha descritto l'inferno, ha scritto. E Nietzsche di Dante Alighieri ha scritto La Iena che scrive poesie sulle tombe. Nietzsche, parola di Friedrich Nietzsche, La Iena che scrive poesie sulle tombe. Ah, siete voi eretici, brutti 60 teologi. Vabbè, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.